Ok, se ci sono altre domande, se no. Vai, allora. Marta, e poi dice. Grande, si va. La mia piccola, per farci un po' gli affari tuoi. Vai. Ma sapere come stai aiutando, per esempio, già come Mattia, diciamo, quella piccolina, ad applicare l'oro e a imparare l'oro da questi piccoli, come applicare monete all'interno. Ah, questa è una domanda da $100,000, cioè come far sviluppare. Io ho 3 figli, no? Come insegnare a loro le buone abitudini. La verità è che, insomma, l'educazione è un macello. Io sono un psicoterapeuta della famiglia, nasco, e quindi, insomma, so che non... Dicevo, in cognizione di causa. Esatto, cioè, oltre ad essere padre di 3 figli, psicoterapeuta della famiglia, cioè, non è così semplice. Però, sicuramente, dovresti dire una cosa, è dare l'esempio. Cioè, i bambini fanno quello che vedono, e quindi, se tu hai l'abitudine di... sfasciarti d'alcol tutte le sante sere e loro ti vedono tornare a casa distrutto, se tu hai l'abitudine di fare ginnastica tutti i giorni, cioè, allora no. C'è quindi la prima cosa è dare l'esempio. C'è quel libro di Adam Hart, Irresistibile, giunti di editore, tra l'altro, ragazzi, leggiamo stasera, dove c'era una frase chiave, secondo me, diceva: genitori distratti crescono figli distratti. Perché oggi, esatto, no, con gli smartphone quante volte vediamo genitori che scrollano la home page e poi i figli che combinano, sì, il pandemonio. Quindi genitori distratti crescono figli distratti. Quindi prima cosa, dare l'esempio, questa è la cosa più importante di tutti. E poi sfruttare un po' l'anatomia delle abitudini che descrivo qui, quindi dare una serie di segnali che ricordino ai bambini di fare delle piccole cose per cui poi andranno incontro delle ricompense. Questo secondo me è molto importante, io lo vedo sia con, ad esempio, feedback, cioè dare feedback positivi ai bambini. Ne hanno un sacco di bisogno, ne abbiamo bisogno noi di adulti, cioè figuriamoci i bambini, dirgli bravo tante volte. Specificando perché, bravo in cosa, bravo perché hai fatto questo, non bravo e basta. Adesso io, la mia ultima vita professionale, che è quella qui da imprenditore, gestisco 5 persone, mi rendo conto come il buon manager non dovrebbe, quello che generalmente viene fatto in azienda è che il buon manager gira tra i banchi dei dipendenti per andare a correggere le cose che fanno sbagliate. E dici, guarda, questo dovresti farlo così, non va bene, cioè, ok, no? Ecco, il buon manager dovrebbe elargire almeno 10 complimenti al giorno a tutti i suoi uomini chiave. Perché il buon leader, quello che chiamo il leader del cuore, perché nell'era del cuore c'è il leader del cuore, l'era del cuore è il nome di uno spettacolo, diciamo, che sto portando un po' in giro per l'Italia, dove parlo di crescita personale. Il leader deve vedere il talento che c'è dentro le persone e tirarlo fuori. Cioè, Don Benzi, Muccioli, cioè non è che nella prostituta nigeriana, non vedeva la prostituta nigeriana, ma vedeva la grande sarta che era dentro di lei. E la tirava fuori, cioè, in che modo? Dicendole quello che non doveva fare, quelli che erano i suoi errori, oppure rinforzando i suoi aspetti positivi? Cioè, non era il tossico che c'era dentro quel tipo lì che gli arrivava in comunità, ma era il grande agricoltore che c'era dentro, il bravo contadino. Allora, i buoni manager, i buoni leader, i buoni genitori devono fare più complimenti e quindi sono dei feedback positivi. E quindi, insomma, un po' divagato, però... Quindi sempre lavorare sul positivo, quello che facciamo anche nella clinica. Esatto.